Prima cosa, oggi dobbiamo finire l'esercizio sulle ferrovie della volta scorsa, nel senso che ciò che abbiamo fatto finora era ragionare in termini di un'applicazione Java che lavorasse con dei dati strutturati in una base dati relazionale e poi se li ha portati in casa sotto forma di dati, diciamo così, codificati in un modello oggetti. Ma poi da qui in poi noi vogliamo ragionare con l'aspetto di connessione, di interconnessione di queste fermate, e quindi trasformarlo in un grafo. Allora, prima di andare avanti a costruire il grafo, lo facciamo insieme, quindi prima vi ho fatto vedere il codice perché era tutto sommato cose che sapevamo già, adesso lo costruiamo insieme. Ci sono qualcuno ha dubbi, domande, ha provato a guardare il codice, ha delle difficoltà, sono cose che non avete capito? Perché adesso lo complichiamo, quindi se... Dimmi. Un secondo. Prego. Sì, ah, ok. No, no, no. È un pattern che non vi ho ancora raccontato. Allora, come si diceva, la ringrazio della domanda. Allora, il modo che ho utilizzato per creare le connessioni al database è leggermente diverso da quello che abbiamo visto finora. Non terribilmente diverso, è comunque una classe DBConnect che mi offriva un metodo getConnection. Ok? Per crearmi ogni volta una nuova connessione. E finora l'abbiamo sempre fatto, o mi creo il metodo, o l'oggetto DBConnect me lo creo ogni volta, oppure dichiaro questo metodo come statico e quindi posso richiamarlo senza istanziare la classe. È ciò che abbiamo fatto finora nei progetti. Io qui ho fatto un primo passo, però verso una cosa che magari ci servirà più avanti, che è quella di condividere una connessione unica per tutto il programma. Cioè, mi piacerebbe che il DAO, quando ha bisogno di una connessione, quindi quando chiama una getConnection, non apre ogni volta una connessione nuova, ma continua a riutilizzare la stessa. Allora, per far questo, una difficoltà è, domanda generale, come faccio a garantire in un'applicazione Java di avere un oggetto unico, accessibile e condiviso da tutti. No? Ho un'istanza di un oggetto che è solo quella e tutti quelli che ne hanno bisogno non si vanno a creare un'altra istanza nuova, ma fanno sempre riferimento a quella che ho creato a un certo punto. Allora, se riesco a fare questo, c'è cioè un oggetto che non può essere creato due volte ma una sola, e se cercassi di crearlo altre volte non ci riuscirei, sono obbligato a usare quella lì che era stata creata la prima volta, allora posso usare quell'oggetto come un contenitore di informazioni, di risorse condivise, come ad esempio la connessione al database. E se chiamo il driver manager e chiedo una get connection, mi dà ogni volta una connessione nuova. Io vorrei riuscire a riavere sempre la stessa connessione, senza avere però delle variabili globali o cose sporche dal punto di vista degli oggetti di cui tutti devono sapere il nome di quell'istanza, no? Che non è detto che sia pulito a livello di codice. Allora, questo metodo GISPE è un pattern di programmazione che si chiama Singleton. No? Questa qui mettiamo in un commento, realizzata come singleton. Cioè una cosa singola. Una classe singleton è una classe che può essere istanziata una volta sola, di cui può esisterne una sola istanza. No? E così dentro questa classe posso memorizzare delle informazioni. Tutti coloro che vorranno quelle informazioni, basta che facciano riferimento a quell'istanza che è già stata creata e
e usino quelle informazioni. Allora, come faccio a fare in modo, qui sono due passaggi diversi. Uno è come faccio a fare in modo che esista una sola istanza di una classe e soprattutto che questa istanza sia nota a tutti. Vabbè, questo è facile perché basta mettere una variabile che ho chiamato instance di tipo dbconnect della classe che voglio io, la dichiaro come variabile statica, quindi questa variabile instance sarebbe condivisa tra tutte le possibili istanze di dbconnect, è unica, rimane lì. No, le variabili statiche, lo ricordate, all'interno di una classe, sono condivise tra tutti gli oggetti della stessa classe. E quindi è un primo passo, come faccio a fare in modo che ci siano delle informazioni che rimangono condivise? La risposta è le metto statiche all'interno di questa classe. Ma poi c'è l'altra domanda, che come faccio a evitare che vengano create nuove istanze di questa classe? Allora, questo è più facile di quanto sembri, perché per evitare, per impedire, per rendere impossibile creare istanze di una classe, basta usare un costruttore privato, che è una cosa un po' strana, non l'abbiamo mai vista prima, ma un costruttore è pensato per essere pubblico, perché così gli altri possono chiamare il metodo. Un costruttore privato impedisce a chiunque di fare new su questa classe, perché creare un nuovo oggetto significa invocare il suo costruttore. Se è privato, se io sono in un'altra classe, non posso farlo. Ma allora chi è che la potrà creare questa classe? Chi è che può chiamare un metodo privato? Solo un altro metodo della stessa classe. Allora ci metto un metodo statico, perché può essere chiamato anche prima di creare la classe. Pubblico, perché deve essere chiamato da tutti, che è chiamato getInstance. Questa è una specie di new, ma controllato da me. Quindi quando qualcuno vuole fare qualche cosa con l'oggetto di dbconnect o con qualunque oggetto di cui abbiamo questa esigenza di avere una copia sola, chiamo questo metodo getInstance, che fa una cosa molto semplice. IfInstance uguale null. Cioè, se scopro che non esiste ancora nessuna istanza al mondo di questo oggetto, la creo. Return new dbconnect. Io la new la posso fare, perché sono all'interno della stessa classe, quindi posso chiamare anche i metodi privati, compreso il costruttore. Il costruttore non farà altro che ricordarsi all'interno della variabile instance l'oggetto che è stato appena creato. Quindi la prima volta che chiamo questo metodo getInstance, la prima in assoluto che il programma chiama questo metodo, farà la new. In tutte le altre volte, qualunque classe, in qualunque metodo chiami questo getInstance, troverà instance non nulla e quindi ritorna il riferimento all'istanza che era stata creata all'inizio. Quindi in questo modo io non farò più new dbconnect, ma faccio dbconnect.getInstance. La differenza qual è? Che con la new ottengo una classe nuova ogni volta. Con dbconnect.getInstance, usando questo trucco, otterrò ogni volta la stessa classe. Poi in realtà questo non mi serve ancora, dicevo, è un primo passo verso, no? Perché poi su questo oggetto che ho appena ottenuto, chiamo la getConnection, che non fa altro che restituirmi una nuova connessione. Ma di qui il passo è breve, fare lo stesso trucchetto con la getConnection, che dice che se la connessione c'è già, ti restituisco quella che c'è, se non c'è ancora te ne creo una nuova. Però per poter sapere che se la connessione c'è già o non c'è ancora, devo avere un oggetto unico che se lo ricorda, perché se creassi tanti oggetti di dbconnect, ognuno ne avrebbe una sua, diversa. Quindi per ora, diciamo, questo lavoro, diciamo, cosa, singleton, che è implementato da questi tre accorgimenti: una variabile statica che fa riferimento a me stesso, un costruttore privato e un metodo statico che permette di accedere all'istanza che c'è già oppure di farla creare. Al momento l'ho implementata così, ma non mi dà ancora i vantaggi che ci potrà dare più avanti quando parleremo di condivisione delle connessioni, quando avremo bisogno di lavorare su delle query più pesanti e ogni volta non vogliamo aprire una connessione nuova. Quindi questo cambia un pochino all'interno del DAO il modo con cui si ottiene la connessione, in cui getConnection non è direttamente un metodo statico di dbconnect, ma è un metodo normale
chiamato su un'istanza di un oggetto, così può fare quel che vuole, quindi in particolare memorizzarsi dei dati all'interno di un'istanza, cosa che un metodo statico non può fare, e l'istanza la ottengo così, anziché fare new, anziché chiamare un metodo nuovo. Ricordiamocelo, quando in un programma avrete bisogno di dire ma io voglio un oggetto, ma voglio che sia sempre lui, e non che ogni volta lo creo nuovo, posso usare sempre questo pattern qua. Non è nulla di particolare, è un pochino violentare i costrutti del linguaggio oggetti, ma per ottenere ciò che vogliamo. Quindi a parte questo, che era un modo leggermente diverso di chiamare la getConnection, ma ci prepara per il fatto di poter poi condividere le connessioni, il resto era abbastanza, spero, standard. Altri dubbi, altre domande? Ok, allora proviamo ad andare avanti. Andare avanti cosa significa? Significa ricordarci che noi adesso abbiamo una struttura dati basata fortemente sulle linee, ogni linea ha un insieme di fermate, e però vogliamo costruire invece un grafo. Allora, non avevamo ancora completato, se non sbaglio, il programma di test, non ne avevo uno qui, forse non l'avevamo visto insieme l'altro giorno. Sì, forse l'avevamo visto velocemente l'ultimo minuto. In cui essenzialmente si usa il DAO per ottenere la lista delle fermate, poi qui ho fatto qualche stampa di prova semplicemente, la lista delle linee e per ogni linea l'elenco delle fermate. Quindi queste sono le tre istruzioni per caricare all'interno del nostro modello oggetti il contenuto del database. Adesso quello che vogliamo fare è costruire un grafo. Okay? Un grafo che è separato rispetto a questo. Allora, fatemi fare un passaggio intermedio. Il nostro modello, che cos'è? È costituito da queste due collection, dalle fermate e dalle linee, che per ora sono messe lì come due variabili all'interno di questo metodo run. Allora, se vogliamo fare le cose in modo più ordinato, io mi farei una classe modello, model, no, come facevamo nel model view controller, che incapsula questi dati, in modo da avere poi la classe modello per poter passare a destra e manca ai vari metodi che devono interrogarla, che devono usarla, che devono aggiornarla. No? Qui finora abbiamo fatto una prova, però, per vedere che funzionasse, però il modo giusto di procedere è quello di costruire qua nel package principale una classe che posso chiamare model, tanto ho solo questo modello, quindi non ho bisogno di dargli un nome più complicato, che al suo interno non faccia altro che incapsulare tutta la fotografia delle informazioni che mi servono, della rappresentazione del mio problema, no? È questo a cui serviva il modello. E di fatto è solamente la lista di fermata, quindi java.util.list, di fermata, che sono le varie fermate. Qui cos'è? Perché non vuole? Questo sì. E private, l'altra lista di linee. List, non lista, scusatemi. Che contiene le linee. Quindi una classe che incapsuli questo, così so dove sono le variabili e le ho tutte insieme. Ok? Solo una questione di ordine e di comodità. Questa classe non farà altro che ovviamente fare i get e set dei suoi metodi è una sorta di super bin, cioè mentre un bin però è un oggettino riusabile, prendo e poso, mi serve una fermata, lo creo, lo distruggo, questo modello è pensato per essercene uno solo e passato a tutti quelli che ne hanno bisogno, che contiene, no, i dati che gli servono.
Quindi il mio metodo principale, run, potrebbe avere la mia classe principale, che è chiamata classe test, no? È l'applicazione. Potrei pensare di avere un metodo, chiamiamo build model, che dato un modello lo popola, quindi sa che cosa fare per riempire, per caricarlo dal database. E quindi fa questo, non fa nulla di più. Fatemi fare copia e incolla, anzi spostare qui. No, sto solo separando le print line di debug o le prove che ho fatto dalle istruzioni vere e proprie. Quindi questo build model concentra le query che servono per leggere il database e mettere tutte le informazioni all'interno di un modello. Adesso per ora non è ancora nel modello, ma lo metto subito, m.setFermate di fermate e m.setLinee di linee. Finora fermate e linee erano variabili locali, le memorizzo dentro il modello. Quindi ho il DAO che ha i singoli metodi, che usa i bin al suo interno. Costruisce le strutture dati, costruisce le liste, queste liste le vado a memorizzare dentro il modello. A questo punto, questo modello contiene tutto ciò che mi serve. Volendo potrei anche fare qualcosa di più, tipo se mi facesse comodo memorizzare dentro il modello quante fermate ho, quante linee ho, altri dati, lo potrei fare a questo punto qui, no? Costruire un modello coerente che contenga non solamente i dati grezzi letti dal database, ma magari anche eventualmente qualche loro cosa più comoda. E quindi nel mio metodo principale posso buttare via tutto, tranne il fatto di avere, va bene, all'inizio del programma creo un nuovo modello e lo riempio con i dati del database. Model uguale new model, model e poi build model di M, di model. Quindi siamo riusciti a ripulire e semplificare molto, no? Sempre metà del lavoro è scrivere del codice che siamo in grado di capire anche a distanza di tempo. E qui adesso finalmente possiamo concentrarci sul nostro compito. Facciamo un grafo. Poi magari faremo un'estensione del modello che contiene anche il grafo, ma per ora lavoriamo dentro questo metodo, facciamocelo così artigianalmente, poi lo ingegnerizziamo bene. A questo punto abbiamo lavorato parecchio, ma non ci interessa più il database, non ci interessano più il DAO, ma lavoriamo direttamente col modello. Allora, dobbiamo costruire un grafo. Quindi come prima cosa dobbiamo controllare di avere, e non c'è ancora in questo progetto, la libreria dei grafi, quindi poiché non c'è la vado ad aggiungere, qua, tra le librerie, vado ad aggiungere la JGraphT e posso costruire il mio grafo. Allora, nelle semplificazioni, no, che abbiamo visto ieri, la prima versione, il più semplice grafo che possiamo costruire, che rappresenti grosso modo questa rete ferroviaria, è un grafo, abbiamo detto, semplice e non ordinato. Un grafo semplice, non ordinato. Allora, usiamo il nostro bigname di JGraph che dice quale classe dobbiamo creare. Beh, un grafo non ordinato, quindi siamo nella metà sinistra, non pesato, quindi siamo nella colonna di sinistra, semplice, siamo in questa casella qua, che ci dice simple graph. Quindi dobbiamo creare un simple graph. No, come classe
della libreria JGraph. Un new simple graph, e al simple graph devo passare, non è che devo passare, a due è una classe generica con due livelli di genericità, il tipo di dati del vertice e il tipo di dati degli archi. Allora, per quanto riguarda i vertici, quali sono i vertici del nostro grafo? L'abbiamo detto fino alla noia, sono le fermate. Non fermata linea, che è la fermata specifica di quella linea in quel posto, ma la fermata, la stazione, il posto, il luogo, che è condiviso tra tutte le linee che ci passano. E come arco, visto che non abbiamo nessun arco pesato, non abbiamo nessuna informazione particolare in questa versione semplice da associare agli archi, usiamo semplicemente il default edge. La cui classe, ricordiamo, c'era sempre questo, avevo bisogno di dire anche a lui qual è la classe che ho usato come... Questo sarà il mio grafo, che ho creato. Adesso, una volta che ho creato un grafo vuoto, comincio a buttarci dentro i vertici e a buttarci dentro gli archi. Buttarci dentro i vertici significa semplicemente aggiungere tutte le fermate. Quindi, per tutte le fermate F del mio modello, ho il modello che contiene la mappa, no? L'oggetto, la variabile model, vedetela come la mappa, la cartina disegnata. Vado a prendere l'elenco delle fermate, per ogni fermata di queste aggiungo un nuovo vertice al grafo. Il tipo del parametro di addVertex è uguale al tipo dei vertici che avevo dichiarato, quindi proprio oggetti di tipo fermata. Non è come negli esercizietti che facciamo noi, i nodi si chiamano 1, 2, 3, 4, 5, no, i nodi sono gli oggetti del nostro programma, è molto più comodo da questo punto di vista. E qui ho aggiunto tutti i nodi . Cos'è che non gli piace? Ah, perché non ho... Scusate. Non ho dichiarato i generici sulla variabile. E poi ho gli archi. Ecco, con gli archi non me la cavo così a buon mercato, vero? Perché ogni arco è una coppia di stazioni. Però io nelle mie strutture dati, nel mio modello, non ho questa nozione qua. E devo costruirmi. Io quello che posso fare è pensare di partire per ogni linea, no? Parto dall'inizio della prima linea e vado dalla prima fermata alla seconda. Ok, quando sto andando dalla prima alla seconda ho un arco, dalla fermata 1 alla fermata 2, salvo quello. Poi vado avanti dalla seconda alla terza, avrò l'arco 2, 3. Dalla terza alla quarta, quindi creo un arco per ogni coppia di stazioni. Devo un attimo giocare nella mia collection, collegare ogni nodo della collection con quello precedente. Tranne il primo, che essendo il primo non ha nulla da fare. E questo lo faccio per ogni linea. Facendo attenzione che, poiché il grafo è semplice, non devo aggiungere, anzi non posso aggiungere due volte lo stesso arco. Perché se quell'arco da Torino Porta Susa a Torino Lingotto l'ho già aggiunto per una certa linea, quando un'altra linea avrà lo stesso tratto, quell'arco lì non deve essere aggiunto. E allora ci faremo dire da JGraphT come fare, no? In quel caso. Ma l'idea è quella di
lavorare una linea alla volta, ovviamente. Quindi prendiamo tutte le linee model.getLinee. Allora, per ciascuna linea trovo la stazione di partenza e poi trovo tutte le altre. Allora, nell'iterazione mi conviene farlo in modo esplicito, perché nel ciclo dovrò sempre collegare una stazione con quella prima. Allora, fuori dal ciclo troverò la prima stazione. Dentro il ciclo collegherò le altre. Quindi mi fa comodo creare un iteratore esplicito per lavorare sulle fermate di questa linea. Un iteratore che mi dia i vari elementi di ogni fermata linea. Iterator di fermata linea. Che lo prendo da cosa? Dall'elenco delle fermate linea della linea corrente. Quindi avrò una lin, la linea corrente get fermate. Ricordate, era il sorted set che mi dà le fermate in ordine, punto iterator. Mi faccio dare l'iteratore della collezione delle fermate di questa linea. Poi dentro il for le sto facendo una per una queste linee. Di queste fermate, la prima sarà iteratore.next. Qui non sto facendo tanti controlli, in realtà dovrei controllare che ci sia almeno una fermata nella linea, no? Che le linee non siano fatte da zero fermate, ma vabbè. A questo punto mi sono salvato in prima la prima fermata, il primo elemento, chiamo il next, mi dà il primo elemento, no? Sull'iteratore. E poi a questo punto itero su tutte le successive, while iteratore.asNext, classico ciclo di iterazione. Prendo la fermata linea, questa specifica fermata, me la faccio dare dall'iteratore. A questo punto ho la prima fermata e, appena entrato nel ciclo, la seconda fermata. Se ho la prima e la seconda fermata, posso creare un arco tra la prima e la seconda fermata nel grafo, giusto? Add edge. Allora, l'add edge ha bisogno di che cosa? Di due oggetti di tipo vertice, cioè di tipo fermata nel nostro caso. E la fermata, vabbè, è ovviamente uno degli attributi della fermata linea, quindi avrò un prima.get fermata e un questa.get fermata. E itero finché ho fermato. In realtà, attenzione, non è ancora finito, perché se facessi così creerei un arco sempre tra la prima e la fermata e la seconda, tra la prima e la terza, tra la prima e la quarta, tra la prima e la quinta, era sbagliato. Dopo che ho aggiunto la prima e la seconda, devo dire, ok, va bene, adesso la prima è questa. Andiamo a vedere la prossima. No? E così l'iterazione successiva, quella che chiamavo prima, in realtà è la seconda, che si collegherà con la terza e così via, no? Quindi devo un attimo, non dico stravolgere, ma rileggere in modo diverso la mia struttura dati. Ma fino a lì bisogna solo riuscire a mantenere le idee chiare. Quindi è un ciclo esterno for linea che analizza le 7 linee diverse. Per ciascuna linea ho un ciclo interno che analizza le fermate e per ogni fermata che trova crea un arco nel grafo tra quella fermata e quella precedente. Adesso l'unico dubbio che mi rimane ancora è quell'addEdge lì. Questo addEdge, cosa capita se per caso
Il problema è che dicevamo prima, aggiungo due volte la stessa tratta. Aggiungo due volte la stessa fermata. Beh, andiamo a vedere la documentazione di ADDEGE, cosa dice? Nel caso del... Dice, crea un nuovo arco in questo grafo e ritorna, vabbè, riferimento all'oggetto arco appena creato, che in realtà non serve. Alcuni tipi di grafi non permettono la molteplicità degli archi. E il nostro di sicuro non la permette perché abbiamo creato un simple graph. Allora, cosa succede in questo caso? In questi casi il grafo contiene già un arco, da quel sorgente a quella destinazione specificata, che sarebbe un depth, un errore di stampa, che questo metodo non modifica il grafo e ritorna null. Quindi va bene, nel senso che non dobbiamo controllare prima se l'arco c'è già, non lo aggiungo. È un lavoro che fa già lui. Se l'arco c'è già, lui non lo aggiunge, ma non mi dà errore, no? Che era l'unico dubbio che avevo. Mi dà errore oppure ignora la cosa? Ignora la cosa, anzi in realtà mi ritorna null, per cui io se mi interessa posso saperlo. Perché mi ritorna un arco, un oggetto arco nuovo oppure null per dire no, non l'ho creato. Quindi in questo caso non mi dà problemi, anche se il grafo è semplice, se io provo ad aggiungere più volte lo stesso arco, la prima volta lo aggiunge, le volte successive non lo tocca. Ok? Allora, se è così, dovremmo aver creato il grafo. Proviamo a vederlo. Se lo facciamo stampare, lo interroghiamo, ci facciamo dire magari... il grafo contiene % di nodi e tot vertici e not archi. E anche qua questa è la prima cosa che facciamo su un grafo, dimmi quanto sei grosso. No? E poi proviamo anche a farcelo stampare. Ricordiamoci che il metodo toString del grafo ci stampa il grafo in quella forma strana, tra parentesi l'elenco dei vertici, tra parentesi l'elenco degli archi. Stampando per i vertici, per gli archi, chiamando nella stampa di vertici degli archi, chiama il metodo toString della classe vertice, in questo caso della classe fermata. E io, forse ce lo ricordiamo, nella classe fermata avevo ridefinito il toString per poter stampare il nome della fermata. Quindi riusciremo a stampare qualcosa di leggibile, se funziona tutto. Allora, proviamo a salvare il progetto, farlo eseguire, vediamo cosa succede. Probabilmente si pianta perché non c'è MySQL attivo, non mi ricordo. Ah no, funziona, guarda che bravo. Avevo lasciato MySQL acceso. Vediamo un po' cosa fa. Aspetta, rifacciamolo pulito, in una console pulita. Non è mica lui, aspetta. E quando le stampa queste cose, scusate? Perché no, in realtà avevo fatto lo stesso esercizio su un altro progetto di prova, non vorrei che mi stesse seguendo quello sbagliato. Java Application. Ah, qui! C'è una print line che non ho tolto, scusate, vedevo roba sul stampata qua, ho detto ma non l'ho stampata io sta roba, invece sì. Come sempre ragione lui.
Ok, partiamo dal pulito. Allora, il grafo contiene 68 nodi e 66 archi. Chi ha voglia li conti, se no ci crediamo. I nodi sono questi. Vedete che aperta tonda è il grafo, aperta quadra l'elenco dei nodi, che vanno avanti in ordine alfabetico fino a un certo punto. Chiusa quadra, chiuso l'elenco dei nodi. Qui ci mette il nome del nodo perché la toString della classe fermata fa quello, stampa il nome. Dopodiché, seconda aperta quadra, l'elenco degli archi. E ogni arco è uguale, perché il grafo non è orientato, aperta graffa, stazione di partenza, stazione di arrivo, chiusa graffa. Altro arco, stazione di partenza, stazione di arrivo. Opla, perdono. In questi archi non è più tanto facile, anzi non si vedono proprio più per nulla le linee. Non si capisce neanche quando finisce una linea, quando comincia l'altra, a quale arco appartiene una certa linea, a quale linea appartiene un certo arco. Non c'è più questa informazione. Però ci sono tutti, spero. Quindi, con un po' di fatica siamo arrivati al nostro obiettivo, che era quello di costruirci un grafo che, leggendo da un database strutturato in un certo modo, rappresentasse quell'insieme di linee. Adesso che cosa me ne faccio? Che cosa ci posso fare? Beh, la prima cosa è di dire se sono in una stazione dove posso arrivare. Allora devo scoprire, inventare, studiarmi degli algoritmi che, dato un nodo, mi permettono di elencare, ad esempio, tutti i nodi a cui posso arrivare. Oppure, dato un nodo, mi permettono di dire se un determinato altro nodo è raggiungibile e se sì, qual è la strada migliore per farlo. Qui stiamo giocando a un gioco un po' troppo semplificato in realtà, perché questo, non ho fatto il controllo, ma a prima vista questo è un albero, non è un grafo. Nel senso che non ci sono cicli, mi pare, no? E non essendoci cicli vuol dire che tra due punti c'è una sola strada possibile. Non ci sono strade alternative. E in più, essendo un albero e non una foresta, è connesso e quindi da qualunque stazione posso andare a qualunque altra stazione e per di più in un modo solo. Quindi il problema in questo caso specifico è semplice, no, da risolvere. Ma noi cerchiamo di pensarlo nel caso generale. Allora, giusto per metterci qualcosa in mente. Provate, adesso noi lo facciamo su questo grafo. Dove l'ho messo? Ma provate a pensare questo. No? Questo grafo qui, a parte la pazienza che ci vuole per caricare tutta questa cosa qui nel nostro database, ma lo potremmo leggere esattamente. Questa è la metropolitana di Parigi. Volete prendere quella di Londra? È uguale, volete prendere quella di New York? È uguale. È fatto nello stesso modo, ha le linee, ha le fermate, ha con le connessioni tra le fermate, eccetera, no? Allora, immaginiamoci, non lo facciamo su quello, ma immaginiamoci questo. Poi se qualcuno ha una notte insonne e vuole caricare dentro questi dati, ben volentieri. O se riusciamo a trovarli su un sito da qualche parte in una forma che sia facile da importare, che non metterli a mano uno a uno, lo faremo molto volentieri. Ok? Allora qui è chiaro che dire vado da una stazione a un'altra non è più banale, eh? Non è più un problema banale, perché questo sicuramente è ciclico, perché puoi fare tutti i giri di questa terra. Esistono molti percorsi da due punti. E poi devo dire, questo grafo qua avrebbe senso pensarlo come grafo pesato.
il tempo, la durata del tragitto tra una stazione e l'altra non è uguale per tutte le stazioni. Comunque, immaginiamoci questo, ok? Nei ragionamenti che stiamo per fare adesso, su cosa vuol dire trovare dei percorsi, cosa vuol dire visitare un grafo. Poi noi per ragioni di gestione, di gestibilità, l'abbiamo fatto l'esempio sul piccolo. Ok, allora con quello in mente diciamo, chiediamoci, una volta che ho un grafo, come faccio a risolvere i primi due problemi che mi vengono in mente? Primo, dato un vertice, trovare gli altri, quindi navigare il grafo, visitare. Sulle collection, la prima cosa che abbiamo fatto qual è stata? Elencare gli elementi e stamparli. Ecco, in un grafo come faccio? Non sto dicendo elencare i vertici, quelli li ho già, ma elencare gli elementi raggiungibili a partire da un certo vertice, passando, camminando sugli archi. Allora, questo problema prende il nome di visita di un grafo. Una visita, dice la definizione, è un'esplorazione sistematica di un grafo, a partire da un certo vertice iniziale, che chiameremo la sorgente della visita, il punto di partenza della visita, e facendo in modo di riuscire a raggiungere tutti i vertici che siano raggiungibili dal vertice di partenza. Raggiungibili, ovviamente, secondo la definizione di raggiungibilità che abbiamo dato 2 settimane fa, quando abbiamo dato la definizione generale sui grafi. Quindi che esiste una sequenza di vertici collegati da archi che porta dal vertice sorgente al vertice desiderato. Quindi vuol dire, in qualche modo, elencare in un certo ordine sistematico tutti i vertici della stessa componente connessa del grafo che contiene la sorgente. Allora, ci sono due metodi principali, poi ci sono tutte le varianti del caso, ma i due metodi principali per visitare un grafo si chiamano visita in ampiezza, breadth first visit, oppure visita in profondità, depth first visit. Che cambiano, che alla fine entrambi svolgono il compito della visita, cioè trovano tutti i vertici, ma lo fanno con due strategie leggermente diverse, anzi, diametralmente diverse, mi verrebbe quasi da dire. La visita in ampiezza cosa fa? La visita in ampiezza parte dal nodo sorgente e cerca come prima cosa di analizzare, di visitare, diremmo, tutti i vertici che sono adiacenti alla sorgente. Quindi se la sorgente ha 5 vicini, visita la sorgente, visita il primo, secondo, terzo, quarto, quinto vicino della sorgente. Quindi visita prima tutti i nodi adiacenti alla sorgente. Poi, quando ho finito di visitare questi, visita tutti i nodi di secondo livello, cioè i nodi che sono adiacenti ai nodi che erano adiacenti alla sorgente. E li visita tutti. Finiti questi, visiterà i nodi del terzo livello. E così via. Quindi fino a quando trova nodi, diciamo, vicini, non finisce di analizzare i nodi vicini e non si sposta ancora ai nodi che siano più lontani. Quindi si allarga, diciamo, per cerchi concentrici, se vogliamo avere un'immagine mentale, dal nodo sorgente via via colorando, abbracciando il resto del grafo. E l'algoritmo è, a livello di pseudocodice, è molto semplice, no? Diciamo che L sia il livello della visita, cioè il numero di passi che devo fare partendo dalla sorgente per raggiungere un certo vertice, e a livello 0 diciamo che c'è solo la sorgente, no? Sorgente è l'unico nodo a livello 0. Poi a livello 1 ci sono tutti i nodi che sono adiacenti alla sorgente. Allora, come lo costruisco il livello 1? Lo costruisco, il livello L più 1, ma diciamo il livello 1, la prima iterazione, lo costruirò cercando tutti i vertici che siano adiacenti almeno a un vertice del livello 0, cioè alla sorgente, e lo metto nell'insieme L1, S1.
Poi la seconda iterazione, quindi in S1 ci saranno tutti i vertici adiacenti alla sorgente. Avanti iterazione, incremento L, all'iterazione successiva creo L2. Scusate, S2, S di livello 2. Quali sono? Sono tutti i vertici che siano adiacenti ad almeno un vertice del livello 1. Di sicuro non mi interessa più andare a vedere i vertici adiacenti alla sorgente, perché li ho già messi nel livello 1. Ma quelli del livello 1 a chi sono collegati? Allora, quelli del livello 1 possono essere collegati di sicuro alla sorgente, non mi interessa. Possono essere collegati tra di loro, non mi interessa perché non mi fa scoprire vertici nuovi. Possono essere collegati a vertici nuovi che non siano né la sorgente né altri vertici del livello 1. Questi mi interessano e li chiamo vertici del livello 2. A questo serve questa clausola non ancora visitati. Perché non voglio rimettere nei livelli successivi i nodi che avevo già visto nei livelli precedenti. A questo punto ho l'insieme di livello 2, vado a cercare l'insieme dei nodi del livello 3. Come? Prendendo i nodi del livello 2 e chiedendomi chi sono i nodi adiacenti a quelli del livello 2. Possono essere quelli non a sorgente, di sicuro, perché sennò sarebbe nel livello 1. Potrebbero essere nodi del livello 1, ma non mi interessano. Altri nodi del livello 2, ma non mi interessano. Oppure altri nodi che non ho ancora visto. Allora questi che non ho ancora visto saranno i componenti del mio livello 3. E vado avanti così. Fino a quando? Affinché a un certo punto non troverò più nessun nodo nuovo. Troverò un livello che contiene certi nodi, che però sono adiacenti solamente a nodi che avevo già visto in passato. E quindi non riesco più a creare nessun livello successivo. L'insieme SL più 1 è l'insieme vuoto. E lì mi fermo. Io ho livellizzato il grafo, ho visto tutti i vertici e li ho esplorati. Prima parlavamo di esplorazione sistematica. Qual è il sistema? Per livelli o per cerchi concentrici, dipende come ve lo volete visualizzare. Ecco, un esempio facile di un grafo piccolo. Se io voglio visitare in ampiezza questo grafo a partire dal vertice S, cosa posso fare? Beh, sono sul vertice S, che è il livello 0. L'algoritmo mi dice: il livello 1 è composto da tutti i vertici non ancora visti e adiacenti ai vertici del livello 0. Il livello 0 c'è solo S, e quindi questa frase vuol dire: il livello 1 è composto da tutti i vertici adiacenti alla sorgente, che sono R e W. Quindi nell'ordine della visita avrò prima visitato S, il livello 0, poi avrò visitato R e W, che tra di loro non sono collegati, non mi importa. L'importante è che sono collegati al nodo di livello 0. Finito di visitare il livello 1, mi occupo del livello 2. Il livello 2 è composto dai nodi, non ancora visti, chiaramente, che sono adiacenti a nodi del livello 1. Quindi ci metto dentro tutti gli adiacenti di R, cioè V, perché S è adiacente di R, me l'ho già visto, e tutti gli adiacenti di W, cioè T e X. Quindi il livello 2 sarà composto da V, T e X. Perché sono partito, ho preso uno per uno i nodi del livello 1, mi sono chiesto chi sono i tuoi adiacenti tra quelli che non ho ancora visto? V. Ok, lo metto da parte. O poi ho chiesto W, quali sono i tuoi adiacenti tra quelli che non ho ancora visto, quindi escludendo S, T ed X. E li metto insieme, li metto tutti insieme, nello stesso livello, senza più ricordarmi. Non distingo che V era adiacente ad R mentre X era adiacente a W, non mi interessa qua. E quindi il livello 2 è fatto così, da questa fetta di grafo. Se qualcuno di voi ha fantasia visiva maggiore della mia, se la può vedere come una piramide, no? Cioè la sorgente all'inizio, poi ho due nodi nel secondo livello, poi ho tre nodi nel terzo livello, che sarebbe il livello 2 questo qui. E il livello 4 come lo ottengo?
Il livello 3 come lo ottengo? Prendendo i nodi del livello 2 e chiedendo a ciascuno, dimmi quali sono i tuoi nodi adiacenti. A V nessuno. Anzi, V avrebbe R, ma R l'ho già visto, quindi non lo considero. A T, quali sono i tuoi adiacenti? W, già visto. X, già visto. Questo era, il W era di un livello precedente. X era dello stesso livello, ma in entrambi i casi non mi interessano. E allora c'è U. Quindi da V nasce nulla, non nasce nulla. Da T nasce U, da X nasce Y. E allora, livello 3, U e Y. Poi l'algoritmo va ancora avanti e si chiede quali sono i nodi del livello 4? E andiamo a chiedere a U, caro U, quali sono i tuoi adiacenti che io non abbia ancora visto? E lui dice, non ne ho, perché io come adiacenti ho solamente T e Y, ma li hai già visti entrambi. È la stessa risposta che deve dare Y. Io come adiacenti ho X e U, ma li hai già visti entrambi. Quindi il livello 4 è vuoto, non ci sono vertici nuovi nella stessa componente connessa che si possono aggiungere. E quindi la visita termina qua. Questo meccanismo per livelli mi ha permesso di scoprire tutti i vertici. Ma non solo. Mentre scoprivo i vertici, ogni vertice è stato scoperto grazie a qualche altro vertice che l'ha portato dentro. Cioè, il nodo X, che era adiacente ad altri, l'ho incluso perché era connesso a W. È anche connesso a T, però l'ho portato dentro perché era connesso a W. Era quando analizzavo gli adiacenti a W che ho trovato X. Era quando analizzavo gli adiacenti a T che ho trovato U. Quindi io potrei ricordarmi, nel momento in cui scopro un nuovo nodo, qual era il nodo di partenza che stavo considerando quando ho scoperto questo nodo nuovo. Allora, se mi segno questi nodi, queste coppie, ho scoperto il nodo quando visitavo quell'altro, quello che ottengo è un albero. Un albero fatto dagli archi di prima scoperta di un nodo, o di aggiunta di un nodo al livello. Un albero in cui chiaramente la radice dell'albero è il vertice sorgente. I nodi sono ovviamente tutti i nodi della componente connessa e gli archi sono solamente gli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici. Quindi non sono tutti gli archi del grafo, sono un sottoinsieme. È questo. Qui ho colorato in rosso gli archi che mi hanno portato a casa dei nuovi vertici. Quindi sicuramente sono tutti gli archi uscenti da S, perché al primo livello ho tutti gli adiacenti ad S. Poi da R ho scoperto V, da S ho scoperto W, da W ho scoperto T, da W ho scoperto X, però questa adiacenza tra T ed X non mi ha fatto scoprire nulla. Questa adiacenza tra U e Y non mi ha fatto scoprire nulla, perché da U portavo Y che già conoscevo e viceversa. Quindi se considero solamente gli archi colorati in rosso, quello che ho è un albero. Vedete che è privo di cicli, anzi X e Y sono proprio gli archi che creavano i cicli, cancellateli mentalmente, non ci sono più, quello che è rimasto è un albero. Quindi l'algoritmo di visita in ampiezza, oltre a, ovviamente, visitare tutti i nodi, nel suo lavorare scopre anche quello che potremmo chiamare una componente non ciclica del grafo. C'è un sottoinsieme degli archi che continua a toccare gli stessi vertici, quindi mantiene la connessione del grafo, ma toglie tutti i cicli, toglie tutti gli archi che non siano indispensabili per tenere insieme il grafo. Questo lo chiamiamo albero di visita, in cui si ricorda ciascun nodo, T l'ho scoperto da W che l'ho scoperto da S.
L'albero di visita in una ricerca in ampiezza ha anche un'altra proprietà carina. Perché proprio per come costruiamo, per espansioni successive, il percorso da S a X lungo l'albero di visita è il più corto possibile. X è raggiungibile da S attraverso W. Lo posso raggiungere in due passi. Non lo posso raggiungere in un passo, se no l'avrei messo nel livello 1. Invece l'ho messo nel livello 2. Quindi l'albero di visita in una visita in ampiezza mi dice anche qual è il numero minimo di passi necessari per raggiungere un determinato vertice a partire dalla sorgente. Quindi in qualche caso mi risolve il problema anche dei percorsi, forse. Occhio, che non sto dicendo che è il percorso più veloce. In questo caso il grafo è un grafo non pesato. Quindi in un grafo non pesato dove gli archi contano tutti uguali, allora il percorso più veloce è sicuramente quello che ha meno archi, perché contano tutti uno. In un caso generale di un grafo pesato, il percorso migliore magari ha più archi di un altro percorso che ha meno archi, e quindi la visita di ampiezza sarebbe prima, ma questi archi hanno un peso maggiore. Vedremo più avanti quali sono gli algoritmi di ricerca dei cammini minimi su un grafo pesato, che è il caso normale. Ma in un grafo non pesato, questo albero di visita mi dà già i percorsi più brevi per raggiungere tutti i nodi del grafo raggiungibili. E per questo l'arco tra T e X non mi serve, perché sarebbe stupido per andare da S a X fare S, W, T, X. Non sarebbe la scelta migliore, è S, W, X. Ok? Vabbè, quello che c'è scritto qua. Come facciamo a implementare questo algoritmo? Vabbè, di per sé non è molto complicato, basta lavorare con i set, no? Qui ce lo dice proprio, S è un set, aggiungo gli elementi, eccetera. Ma per fortuna non ne abbiamo bisogno, perché, non ho un browser aperto, lo apro subito, perché la nostra libreria ha già un metodo che ci serve, javadoc. Dentro un package che si chiama attraversamento, attraversamento è un sinonimo di visita, ho delle classi che implementano un'interfaccia che si chiama Graph Iterator, iteratore su un grafo. Quindi, come questa libreria JGraph ha interpretato, definito l'operazione di visita, l'ha definita pensando a un iteratore. Quindi per questa libreria una visita è un'iterazione sul grafo, un'iterazione fatta con un certo ordine. E in particolare troviamo qui un breadth first iterator, un iteratore in ampiezza, che fa una visita in ampiezza per grafi sia diretti che non diretti. Ok? Allora, se vogliamo provare a fare una visita nel nostro grafo delle ferrovie, possiamo usare questa classe, possiamo creare un nuovo oggetto, breadth first iterator, passandogli un grafo, oppure passandogli, meglio magari, un grafo e un vertice di partenza, cioè visita il grafo partendo dal vertice che ti dico io, se non gli dico il vertice lui parte dal primo vertice del grafo,
che può essere o non essere quello che mi interessa. E poi ho i metodi classici dell'iteratore, ho next e asNext. E attraverso il next mi darà uno dopo l'altro tutti i vertici che incontra, nell'ordine della visita in ampiezza. In realtà, oltre a next e asNext, ho tutta un'altra serie di metodi che mi dicono, ad esempio, il vertice che sto per visitare l'ho già visto una volta, dimmi quale vertice mi daresti se chiamassi next, quindi fammi vedere quale vertice dopo, ma senza ancora darmelo, senza avanzare l'iteratore, una serie di metodi, diciamo così, di comodità maggiore. Ma partiamo dalla versione base, no? come primo esercizio. Possiamo pensare, adesso ho stampato il grafo, proviamo a visitare in ampiezza il grafo a partire dalla stazione, quale prendiamo? Prendiamone una centrale, perché è chiaro che se parto da Ceres i primi 12 livelli sono tutte queste stazioncine qua. Prendiamo Torino Porta Susa, che mi sembra centrale, o Porta Nuova. Prendiamo Porta Susa. E così vediamo le varie fermate via via in allontanamento rispetto a Torino Porta Susa. Di Torino Porta Susa. Allora, creiamoci un iteratore per la visita in ampiezza. Quindi, breadth first iterator, e sempre gli devo dare, parametrizzarlo secondo la natura del grafo, fermata default edge, lo chiamo BFV, come iniziale di breadth first visit, uguale new breadth first iterator, a cui gli passo il mio grafo, ovviamente, dove è andato, e il vertice di partenza. Allora, il vertice di partenza è Torino Porta Susa, però occhio, io non posso scrivere qua Torino Porta Susa, devo avere l'oggetto di tipo fermata che corrisponde a Torino Porta Susa. Chi lo sa qual è? Non lo so. Allora dovremmo andare a cercare l'oggetto fermata all'interno del set di fermate. Facciamo una piccola ricerca. Fermata di partenza uguale null. Poi per tutte le fermate F appartenenti all'elenco delle fermate, e vado a chiedermi se F.getNome di quella fermata lì, punto equals Torino Porta Susa. Se sì, allora la mia fermata di partenza può essere F e posso smetterla di girare nel ciclo. Quindi semplicemente mi scopro la struttura dati alla ricerca della fermata. Oppure potrei costruirmi un nuovo oggetto fermata, però e chiedere con l'index of di trovarmelo alla struttura dati. Però bisogna fare attenzione, perché l'index of dipende dall'equals, e mi pare che l'equals abbia definito l'identità degli id, non dei nomi. Quindi se faccio una ricerca per nome non ce l'ho. E quindi ci posso mettere il vertice di partenza.
Ok, proviamo a allargare qua, vediamo se si vede meglio. Allora, in questo primo loop mi serve semplicemente per trovare qual è il nodo della fermata di partenza. Io posso a questo punto lavorare indifferentemente nelle collection del modello oppure nei metodi del grafo, perché tanto fanno riferimento agli stessi oggetti. Io qui la ricerca di qual è Torino Portasura l'ho fatta nel modello, ma mi viene in mente adesso che avrei benissimo potuto farlo dentro grafo.getVertexSet. Avrei benissimo potuto cercare la fermata non dentro model.getFermate, ma dentro graph.vertexSet, che è una collection completamente diversa, perché uno sono i vertici del grafo, l'altro è una lista del modello, ma alla fine puntano agli stessi oggetti, contengono gli stessi oggetti fermata. No? Il bello di questa libreria è che costruisce un grafo riusando gli oggetti che tu hai già, non ne crea degli altri perché poi dopo hai la difficoltà di passare da uno all'altro. Va bene, quindi abbiamo trovato l'oggetto F, è chiaro che questo l'ho fatto una volta. Se io mi accorgessi che questa operazione di trovami la fermata che si chiama così, la dovessi fare molte volte, beh, innanzitutto questo me lo metto dentro il bin fermata, questo metodo, dentro il modello probabilmente, perché il bin da solo non ha l'elenco. Ma poi magari mi verrebbe voglia dentro il modello di creare una mappa al contrario. Una map che dalla stringa mi dà l'oggetto per trovarlo velocemente, perché questa operazione qua, trovami la fermata che si chiama Torino Portasusa, ha una complessità O di n, perché scandisco i vertici. Se io questa operazione la farò molte volte, o prevedo di farla molte volte, mi faccio una bella map nella procedura che avevo chiamato build model, dopo aver letto le cose del database, adesso andiamo a costruirci una mappa in cui ci metto dentro una tabella di lookup, non si chiama in gergo, una tabella in cui ti do la stringa e mi dà l'oggetto O di 1 come complessità. Se devo usarlo spesso, mi conviene farlo. In questo caso lo stavo facendo una volta e va bene. Adesso ho inizializzato l'iteratore, lui non ha ancora fatto la visita. La visita la farà mano a mano che vado avanti, che faccio avanzare l'iteratore. Quindi io posso dire, ok, vediamo come è fatta la visita in ampiezza. Visita in ampiezza. E ciclo su bfv.asnext. È un iteratore alla fine, un iteratore un po' strano perché lavora su un grafo anziché su una lista. Ma system posso stampare, diciamo così, fermata questa uguale bfv.next e posso decidere di stamparla. Allora, vediamo cosa succede. Se lo eseguo, mi dirà visita in ampiezza. Siamo partiti da Torino Portasusa, quindi la prima che mi stampa ovviamente è la sorgente. Poi mi stampa Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, che direi che sono quelle del livello 1. Torino Porta Susa è connessa a Torino Porta Nuova e Torino Lingotto. Erba Udengo Fossata anche. E infatti c'è. Questo è il livello 1. Poi tutte quelle intorno a Torino Porta Susa. Poi c'è il livello 2. Crugliasco, Moncalieri, Torino Stura, Collegno, vediamo.
Sì, perché a livello 2 abbiamo gli adiacenti a Torino Lingotto, che sono Moncalieri, gli adiacenti a Torino Porta Nuova, che è Grugliasco, questa, l'adiacente a Torino Rebaudengo Fossata, che è Torino Stura. No, livello 0 Porta Susa, livello 1 è Rebaudengo Fossata, Porta Nuova, Lingotto. Livello 2 sono quelli adiacenti a Rebaudengo Fossata, che sono Stura, adesso qui non mi ricordo se l'abbiamo messa dentro questo trattino o no, Sudora, forse non c'è. Quindi Stura, di qua, poi da Porta Nuova trovo Lingotto, Lingotto l'avevo già trovato, quindi non mi serve, Grugliasco di qua, lungo la Verde. E da Lingotto trovo Moncalieri e Moncalieri Sangone, che non so se le ho salvati come... No, le ho messe una sola, non ho messo due volte il nome. Collegno, Tofarello, Nichedino, eccetera, sono già nel livello 3. Collegno di qua, Trofarello di sotto, Nichelino da questa. E poi probabilmente c'è anche Settimo nel livello successivo, e infatti è qua. E così via, no? E vedete che ogni giro, ricomincio il giro e tocco tutte le linee, trovo la prossima fermata su ciascuna delle direttrici. E man mano che vado avanti mi allontano sempre di più, un po' una spirale che esce, no? Rispetto al Pignano, Chiere, Villastellone, sono al Pignano è qui, dopo Collegno, Chieri è sotto dopo Trofarello, Villastellone non ho idea dove sia, è qua, sempre dopo Trofarello, vedete che Chieri e Villastellone sono due vertici diversi raggiunti a Trofarello. Poi probabilmente dovrò avere Candiolo, eccolo qua, vediamo chi è il gestore, Candiolo, poi andando verso nord c'è Volpiano, lungo la linea 1, di qua, e Brandizzo lungo la linea 2, la blu. Si biforcano, no? Fino a Settimo erano insieme, la blu e l'arancio, e adesso si biforcano e quindi da una parte genero Volpiano, dall'altra genero Brandizzo. E va avanti così, chiaramente, fino a quelle dell'ultimo livello. Ma le ho elencate tutte, o meglio, le ho elencate tutte tranne queste, perché probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, ho sbagliato io a caricare il grafo, ho dimenticato un arco, ma nessuna di queste c'è. Perché il grafo probabilmente non è connesso, non probabilmente, di sicuro il grafo che ho fatto non è connesso, quindi devo andare a controllare il database, perché manca, forse perché manca questo collegamento qui a piedi tra Rebaudengo Fossata e Madonna di Campagna, per cui queste due linee, questa qui blu e le altre, non si toccano, non hanno nessuna fermata in comune, il che in realtà corrisponde alla verità, perché la stazione di Madonna di Campagna di Rebaudengo Fossata non si toccano, sono c'è mezzo chilometro di distanza. E quindi in realtà questa linea fa parte di un'altra componente connessa che non è raggiungibile da Torino Porta Susa. Se qualcuno di voi abita dalle parti di Caselle, me lo sa spiegare meglio, nessuno, perché è talmente scomodo arrivare qua che non c'è un collegamento diretto. E questo per quanto riguarda la visita in ampiezza. Poi vi dico due cose in più ancora su questi iteratori. L'altro modo per visitare il grafo prende il nome invece di visita in profondità, che ha una filosofia completamente diversa, no? Però vista l'ora la vediamo tra 15 minuti dopo l'intervallo.